premio, miglior organizzazione, viene qui, sale sul palco Emilio D'Andrea, centro guide turistiche, a premiare. E la scuola che vince il premio è l'Istituto Comprensivo Alfredo Fusco di Castelforte. Devo aprire una parentesi su questo. La scuola media di Castelforte, nel cortometraggio della Fiaba, ha avuto un problema atmosferico, nel senso che è venuta giù una pioggia incessante, quindi grazie alla loro organizzazione sono riusciti a portare a termine la Fiaba, ma c'era un rischio assolutamente che la cosa non si facesse. Si ricorda, professoressa? Dove sta Katia? Dove stai? Bravi, quindi è stato davvero molto complicato. Perfetto, quindi chi viene a prendere il premio? Ce lo teniamo noi, vabbè, fa niente, dai, ce lo teniamo noi, ce lo portiamo ad Agropoli. Scherzo, scherzo. Correte, venite qui! Forza, con un altro applauso alle nostre attrici! Consegniamo il premio. Ah, stanno arrivando anche i rinforzi. Li vediamo tutti schierati sul palco, benissimo. Lui continua a scrivermi messaggi, ovviamente, che non mi sto comportando bene. Un grazie anche a Marco, a Nicolò e a Tina per, ecco, il grande aiuto che ogni anno la distribuzione delle ai giurati e di tutta l'organizzazione. Grazie ragazzi, siete davvero indispensabili, grazie. Eccoli qua, sono di nuovo tutti sul palco. Ok, consegnato il premio, facciamo una bella foto di rito.